Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federfarma Channel. Vediamo i titoli di oggi. Farmacia in prima linea su vaccinazioni e territorializzazione delle cure. Tobia, pronti a un supporto del Servizio Sanitario Nazionale per la prossima stagione influenzale. Facile di Dottor Pharma, disponibile il nuovo servizio per i cittadini. Federfarma Veneto, nuovo consiglio di presidenza alla guida Andrea Belloni. In un anno vendute 49 milioni di confezioni di psicofarmaci, il report del Ministero. In questo progressivo quanto indispensabile processo di territorializzazione dell'assistenza sanitaria, la farmacia ha e potrà avere sempre più nel prossimo futuro un ruolo determinante. Parla così il segretario di Federfarma Roberto Tobia nel corso della tavola rotonda di venerdì scorso al Festival di Salina in Sicilia. E affronta diversi temi, dal supporto al Servizio Sanitario Nazionale per la prossima stagione influenzale alla distribuzione diretta dei farmaci. Ascoltiamo il suo intervento. Credo che in questo progressivo quanto indispensabile processo di territorializzazione dell'assistenza sanitaria la farmacia ha e potrà avere sempre più nel prossimo futuro un ruolo determinante. È fondamentale una tempestiva attivazione del fascicolo sanitario elettronico e del dossier farmaceutico su tutto il territorio nazionale, cosa che sta avvenendo ma a 20 velocità diverse, e la sperimentazione della farmacia dei servizi è sicuramente la strada giusta per arrivare a questo risultato, che ci deve portare ad una assoluta condivisione dei flussi generati dal fascicolo sanitario elettronico tra i due principali attori del sistema, che sono in primis i medici di medicina generale e le farmacie. Allo stesso tempo è necessario definire il percorso che la distribuzione diretta rende sempre più un percorso ad ostacoli per il cittadino quando deve rapportarsi con l'ospedale e quindi con i distretti per ricevere un farmaco che viceversa potrebbe avere facilmente recapitato presso la farmacia sotto casa attraverso il meccanismo della distribuzione per conto, che nell'emergenza ha dato risultati eccellenti, dimostrando quanto la farmacia possa essere veramente il fulcro primo della dispensazione del farmaco sul territorio. Affidare la dispensazione del farmaco alle farmacie vuol dire dare una possibilità in più di monitorare l'aderenza e soprattutto ridurre gli sprechi, due aspetti che si sposano pienamente in un contesto nel quale la farmacia e il farmacista in farmacia possono rivalutare il loro ruolo professionale, il cittadino avere nella farmacia sotto casa la dispensazione del farmaco e le istituzioni, lo Stato, avere un risparmio, ottenere un risparmio concreto sugli sprechi che purtroppo vengono registrati attraverso questo meccanismo di dispensazione. Un altro ambito sul quale è stata posta l'attenzione è l'ambito relativo alle vaccinazioni antinfluenzali, che nei prossimi mesi, a partire già dalla fine d'agosto fino al mese di novembre, interesserà una platea sempre più ampia di pazienti che dovranno essere sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale. Ecco, la farmacia non soltanto come luogo fisico ma come luogo professionale, e i titolari di farmacia sono sicuramente disposti a mettere a disposizione delle istituzioni la loro professionalità anche attraverso un corso abilitante all'inoculo del vaccino. Ecco, anche la farmacia, luogo professionale del farmacista, potrà essere tenuta in considerazione delle istituzioni per ottenere un risultato che negli altri paesi europei ha portato a un incremento vertiginoso della copertura vaccinale. E da ieri disponibile ai cittadini il nuovo servizio Facile di Dottor Pharma, l'applicazione che permette di prenotare a distanza e scegliere quando ritirare il farmaco direttamente presso la propria farmacia di fiducia. L'iscrizione al servizio da parte del cittadino potrà avvenire gratuitamente sul sito Dottor Pharma o scaricando l'app disponibile sia per iOS che per Android dai relativi store. Il cittadino in fase di registrazione dovrà selezionare la propria farmacia di fiducia presso la quale effettuare la prenotazione e il ritiro dei farmaci. Federfarma ricorda alle farmacie che il servizio è tuttora attivabile collegandosi al sito di Federfarma con le proprie credenziali di accesso, sottoscrivendo il contratto di Dottor Pharma. Si potrà comunque disattivarlo in qualunque momento all'interno della piattaforma stessa.
L'Assemblea dell'Unione Regionale dei Titolari di Farmacia ha eletto il nuovo Consiglio di Presidenza di Federfarma Veneto. Ad essere stato scelto per guidare l'associazione nei prossimi 3 anni è Andrea Bellon. L'Assemblea ha scelto un gruppo di lavoro capace di profondere, commenta Bellon, nuove energie in progettualità e azioni volte a difendere e promuovere gli interessi dei professionisti e delle comunità in termini di salute, continua. Siamo una categoria che ha saputo confermare la centralità del proprio ruolo, quale punto di riferimento per i cittadini e le istituzioni, anche in un momento di grave emergenza sanitaria come quello che abbiamo attraversato in questi mesi. In un solo anno, il 2018, sono state 49 milioni le confezioni di psicofarmaci vendute in Italia, di cui circa 36,5 milioni di antidepressivi e 12 milioni di antipsicotici. Mentre resta costante intorno al 3% la percentuale di accessi al pronto soccorso per motivi psichiatrici. E quanto emerge dall'ultimo rapporto sulla salute mentale, la cui sintesi è stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute, a parlare del disagio psichico e il consumo di farmaci. Infatti, secondo i dati raccolti attraverso il sistema informativo salute mentale, per la categoria degli antipsicotici, il numero di confezioni acquistate nel 2018 in farmacia supera i 5,5 milioni, a cui si sommano i 6,5 milioni in distribuzione diretta. Le confezioni di antidepressivi vendute in farmacia superano invece i 36 milioni, a cui si aggiungono le 565.000 fornite in distribuzione diretta, ovvero attraverso appositi servizi di salute mentale o gli ospedali. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito. Il telegiornale di Federfarma Channel torna domani. Buona giornata.